Il conto della instabilità della Libia attuale lo paga l'Italia, invece deve essere ripartito all'interno dell'Europa e con la comunità internazionale, che deve avere ben chiaro che o si risolve il problema della Libia o non si risolve il problema degli sbarchi. A livello europeo è slittata la decisione sulla ricollocazione, insomma, dei richiedenti asilo in tutti gli Stati europei. Se ne parlerà, non so se a luglio o a settembre, lei può darci qualche data. E in generale, che cosa deve fare l'Italia, visto che insomma il discorso è stato posticipato? Innanzitutto non è vero che è stato posticipato. Io domattina sarò a Lussemburgo e a Lussemburgo incontrerò i colleghi ministri dell'interno europei. Prima incontrerò il collega francese e discuteremo anche di quanto accaduto a Ventimiglia, ma non c'è nessuna decisione di rinvio e noi combatteremo in sede europea la battaglia che riteniamo giusta, perché l'equa distribuzione in Europa è la cosa più corretta e giusta che possa avvenire. Ventimiglia, la stazione Tiburtina di Roma, la stazione centrale di Milano sono la prova che vogliono andare via, che non vogliono stare in Italia. Come si fa a non prendere in considerazione seriamente l'ipotesi di un meccanismo stabile di equa distribuzione dei profughi in tutta Europa? L'agenda Juncker prevede una distribuzione di 24.000 in 2 anni di particolari nazionalità, a cominciare da eritrei e siriani. Lo riteniamo un passo avanti, ma non sufficiente. E l'altra cosa che prevede l'agenda Juncker è quella dei rimpatri di tutti coloro i quali non sono bisognosi di protezione umanitaria. Dunque, su questo secondo aspetto occorrerà concentrarsi molto, perché si tratta di decine di migliaia di persone che possono essere rimpatriate solo se ci sono gli accordi di riammissione. Accordi di riammissione che deve fare l'Europa, perché è molto più forte il negoziato dell'Europa rispetto a quello di un singolo paese.